Buonasera signore e signori, sono Sci88, benvenuti quest'oggi con la prima parte della nostra speedrun. Intanto grazie Windows per farmi dire delle piccole finestrelle così a caso di Blaze Black 2, è appunto la Chrome di Pokémon Black 2 che avevo detto che avevo scaricato qualche giornetto fa. Appunto, spero che vi piaccia questa Chrome. Sì, per un secondo pensavo che si fosse bloccato. Spero che appunto vi piaccia questa Chrome, perché ho visto che in Italia solo un ragazzo l'ha fatta. Che strazio che sono ste cose. Ci chiameremo Ashy, ovviamente, perché all'altro siamo chiamati Bloody Chew. E questo facciamo Ashy. Anzi, no, facciamoci Black 2. Così almeno ci ricordiamo. Come si dice, che appunto è la Chrome di Black 2. La K me l'hanno tolta, ok. Sì, mi chiamo Black 2. Che bel nome, eh beh. Diamo un nome, Tony. Perché Tony? Lo chiamiamo White, invece, il nostro rivale. È una Chrome, appunto, come vi dicevo, che ho visto fare particolarmente ad un... No, l'avevo appena scritto ad un ragazzo italiano. E quindi dico, beh, perché non farlo? Magari, ecco, potrebbe essere divertente, insomma, farlo anche noi, dato che comunque sia stanno prendendo piede adesso ste Chrome. Allora, il gioco è basato su, stavo per dire Black Ops 2, ma non è così, che simpatico burlone. È basato su Pokémon Bianco 2 e Pokémon Nero 2. Ovviamente c'è qualcosa in più, perché la difficoltà non è al pari di Bloody Platinum, perché Bloody Platinum è quella, credo che abbia la difficoltà maggiore in tutte le Chrome, e questa ci si avvicina. Si possono trovare i Pokémon di qualsiasi generazione. Praticamente è una specie di Pokémon Bloody Platinum, però fatto su Bianco e Nero 2, quindi ci sono tutti i Pokémon nuovi che si possono trovare. Quindi speriamo, ecco, che vi possa piacere, vi possa divertire. Pronto? Sì, cara Aralia, Pokémon Aralia. Comunque sia, insomma, già dall'inizio si troverà un po' di, diciamo, diversificazione con le precedenti ROM, perché comunque sia. Si trovano tutti i Pokémon delle vecchie generazioni. Sì, mi piace, sì. Sì. Ah, perché stavo premendo B, ecco perché. Bene, primo, sì, ok, lo so che cos'è il po'. Sì, anch'io, sì, ok, ciao, non me ne frega niente. Forse dovrei anche magari saltare queste parti. Però ecco, mi piace sempre. L'inizio non si scorda mai, ecco, specialmente in questi giochi, vabbè. Ciao Black 2, White 2, come va? Ho catturato qualche Pokémon, ma non puoi aver catturato qualche Pokémon, cioè non abbiamo uno starter, ma grazie mille però. Lo stesso. Spero che vi piaccia questa Chrome, perché sinceramente era un po' che volevo farla, anche quasi a livello di Pokémon. Della Nuzlocke Challenge a Pokémon Platino. Poi ho detto, va, facciamo quella, che sì, almeno ci si diverte quasi di più. Però ecco, non penso che, dai, è abbastanza carina. Non mi ricordo dove dobbiamo andare. Penso a dritto. Spero di sì, perché non mi ricordo la strada. Da qui, se non troviamo belle qui in città, lo trovo per te. Ah, già, lui ha già un Pokémon. Ha già un Pokémon, che strano. E dobbiamo trovare Belle. Belle e Sebastian, che non mi ricordo dove stava. Belle. Mi serve una mano. Questa è casa mia. Questa non c'è niente. Beh, iniziamo bene, non mi ricordo già. Forse al Pokémon Center. Aspetta, prima sono stato al centro proprio, non c'era nessuno di nome Belle. Sarà alla palestra. Vediamo. Wow, la scuola per l'allenatore per essere inaugurata. Perfetto. Dove era Belle? Non mi ricordo. Mio Dio. Allora, proseguiamo. Andiamo qua su in cima. Forse era di qua? Che cos'è? Modalità aiuto. Ok.
Hai ottenuto la chiave aiuto. Ora puoi giocare in modalità aiuto. Le chiavi possono essere trasferite con il connivente tra rossi. Modalità ostacolo. Mua. Io ste cose veramente le scopro adesso. Hai ottenuto la chiave ostacolo. Ora puoi giocare in modalità ostacolo. Ma che se ne frega della modalità ostacolo? Ma che cos'è la modalità ostacolo? Città nera. Ma che cos'è la città nera? Che è Minecraft, cioè non so se è Minecraft, se è quello è scomparso, se è Minecraft, se è Kingdom Hearts oppure se è Pokémon. Non poteva essere altrimenti. Il belvedere di Alisopoli, scommetto che Belle si starà godendo il panorama lassù. Vai a prendere il tuo Pokémon. Ok, grazie. Ciao Belle e Sebastian, intanto mi devono arrivare sempre i messaggi quando sto registrando. Una bellissima cosa. Sì, dai, premi di sì, di sì. Fa finta di togliersi il cappello, un no look. Sì, ok, bene. Qui dentro c'è un Pokémon, diventerà il tuo fidato amico. Vediamo un po' che Pokémon potremmo prendere. Ah, sono loro però, dei starter. Un po', quasi quasi mi prendo Tepig. Guarda, vado a prendere Tepig. Così, random. Non, Tepig non l'avevamo mai usato. Quindi prenderò. Boh, così. No, non voglio dare un soprannome a Tepig. Mi piace il nome Tepig. Ok. Grazie per il Pokédex. Ok, non mi interessa. Ciao. Me ne posso anche andare. No! Perché arriva White 2. Che pensi di fare qui? Aspettare, stavi? Quindi, quello è il tuo primo Pokémon. Come ti ho detto, mia sorellina cerca di prendere una. Ok. Quello è il Pokédex. Perché si gira? Guarda, vorrei anche un po'. Questo mo. Ah, che noia. Vabbè, dalla anche a lui, su e andiamo. E chi saresti tu? E tu chi sei? La principessa sul pisello. Bello equilibrio. Bah, così. Sentite un po' ora che avete entrambi i Pokémon. Perché non vi sfidate? Ma sì, un po'. Allora, ora voglio capire, no? Noi abbiamo Tepig. Lui ha. C'era Oshawott e Snivy che sono rimasti lì. Ora. Ah, scusa, io continuavo a premere A e aspettavo che iniziasse la sfida. Io userò Oshawott, ma scusa, ma se aveva già un Pokémon, perché. Ma vabbè. Che strana cosa. Vabbè, Oshawott. Livello 5. Oh, il nostro Tepig. Usiamogli azione. Devo capire anche come velocizzare ancora di più. Vabbè. Devo capire anche come velocizzare ancora di più il nostro. Il mio, il nostro. Il Desmume. Perché così io gli faccio saltare dei frame. Ma non è tantissimo. Cioè, mi sembra quasi al pari dell'altro. Però vabbè. Devo capire un attimino come aumentare leggermente la velocità. Attenzione perché rimaneva con un punto vita. E quasi quasi ci stava mandando. Tepig è femmina! Abbiamo un Tepig femmina! Cioè, mi sembra il 30% di probabilità di trovare la femmina. Oh, che culo. Credo che sia il 30%. Ho sparato una cosa a caso. Ok. Lui se ne va. Bene. Entrambi i Pokémon ce l'hanno fatta. Ok. Curami la mia Pokémon. Ah, ok. Che noia. Ok. E allora a questo punto vi farò. Cioè, salterò questa parte in cui ci mostra tutto il coso. E riprenderò quando ha finito. Tanto se no ci sta veramente 10.000 anni. Ok, perfetto. Mi sono fatto spiegare tutto il Pokédex, roba varia, cioè il Pokémon Center e via. Ci ha ridato 5 Pokéball, adesso ci regalano le scarpe da corsa. Ho aumentato i frame che salta. Il Desmume, quindi tecnicamente dovrebbe essere anche più veloce. E ho aumentato anche il testo, così almeno a livello 3 si fa anche più velocemente. Ok, te ne vai per favore, grazie. Voglio andarmene. Bene, ora andiamo su Pecozzi 19. Ti insegnerò come catturare un Pokémon. Miau. Che bello. Dai, per favore, non me ne frega niente. Andiamo. Ehi tu, Black 2, non puoi proseguire senza po. Oh, scusa, hai con te un Tepig. In questo caso ecco un regalino per l'inizio del tuo viaggio. Che. Bicicletta subito! Che bomber! Oddio, fermo! Mi ha già regalato una bicicletta, vabbè. Tipo, in realtà il gioco è già finito. Usiamo una bicicletta, mo. Ah, cavolo. Cioè,
tutta la vita, molto più veloce. Ok, ci farà vedere adesso anche come catturare i Pokémon. Adesso vi salterò anche questa parte perché penso che lo sappiate abbastanza come catturare un... Ok, non avete visto niente anche perché per voi sono passati solo 4 micron secondi, mentre per me sono passati all'incirca 20. Bella, mi ha fatto vedere come si cattura un Purloin. Siamo liberi con la bicicletta. Vediamo un po' che Pokémon troviamo. Wow! Un Patatrack selvatico! Uno dei Pokémon più inutili, diciamo, al pari di Bidoof. Forse Rattata era più forte. Cioè, io mi ricordo Raticate, ragazzi, quando utilizzava Iperzanna era un mostro. Patrat, no? Saliamo a livello 7 con Tepig che impara anche Bracere. Io quindi prima di ultimare questa parte volevo catturare un Pokémon, volevo vedere che Pokémon c'erano per qui. Vediamo, o almeno insomma qualcosa del genere. Niente, no, però troviamo sempre Purloin, a livello 4. Quindi, come al solito io vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. La prima parte della Akrom Base Black termina Quax, qui qua Quax. Vi dico, mettete un mi piace se ne avete voglia, se non ne avete voglia lo dovete fare per forza. Altrimenti un Patrat selvatico vi apparirà quando uscite di casa per andare a scuola, per andare al lavoro, per andare dove vi fare e quindi vi sfiderà. Come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Ash88, ciao ragazzi!